fragoline. Nuovo video. Ho di nuovo fatto acquisto su Shein. Questa volta ho preso un bel po' di cose che adesso vi faccio vedere. Io mi sto trovando bene su questo sito e la seconda volta che praticamente ho acquistato, cioè questa è la seconda volta, praticamente in 2 settimane mi sono arrivate le cose, stranamente in 2 settimane, invece l'altra volta praticamente mi sono arrivate dopo un mese. Il primo acquisto che ho fatto dopo un mese, invece il secondo dopo 2 settimane mi sono arrivate praticamente le cose. Ovviamente poi dipende dai corrieri, dipende da tutto. Prima però di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere neanche un solo video. Seguirmi su Instagram così potete vedere tutte le foto che pubblico dei vestiti indossati, di quello che vi faccio vedere, per cui seguitemi su Instagram. E in più di lasciarmi un bel like e un commentino qua sotto se anche voi avete acquistato da Shein o oppure come vi siete trovati. Allora ve le faccio vedere e poi vi dico i prezzi. Allora, in totale abbiamo speso 125 invece di 160, per cui adesso vi faccio vedere un po' a caso. Iniziamo da questo. Si presentano sempre così, con questi sacchettini dove c'è una chiusura e una riapertura molto comoda, poi ovviamente il nome di Shein. Iniziamo da questo. Le foto indossate su di me ve le metto su Instagram, invece le foto che ho visto prima di prendere queste cose indossate da una modella ve le lascio qua, così almeno capite bene. Allora, iniziamo da questo. Scusate se sentite il rumore, ma c'è la ventola che va perché sto morendo di caldo, ci saranno almeno 33 gradi dentro. Comunque, iniziamo da questo vestito. Praticamente è fatto così, a monospalla. Adesso vediamo se riesco a trovare l'ordine. Questo, ok, abito con monospalla e cintura. Praticamente fatto così, è lungo fino alle ginocchia praticamente. Vediamo, l'ho messo in contrario, vabbè, fa niente. Comunque, questo qua, il colore c'era solo nero. Questo costava 13 euro, ma io l'ho pagato 10 euro, 10,40 euro. Ed è fatto così, con la cintura che praticamente va messa praticamente in centro. Comunque vi lascio qua le foto. E questo è il primo abito. Poi passiamo a questo sacchettino piccolino. Allora, per i costumi li mettono in questi sacchettini con scritto bikini. Allora, ho preso un costume. Questo è bikini a triangolo. Ovviamente li ho provati tutti, mi vanno tutti. Ed è fatto così, è molto carino, fatto così a triangolo, il sopra. Lo puoi regolare e si allaccia. Ovviamente così, ed è molto molto bello. Infatti addosso
Stranamente ho preso un colore che non ho mai preso in vita mia, stranamente mi va sia come colore che è molto bello e sia come fatto. Adesso, invece il sotto è fatto così, praticamente un tendino, così. Anche il sotto non è male. Questa volta ho deciso di non prendere le mutande della nonna, ma di farmi vedere un po' di più, dato che non mi faccio mai vedere. E allora ho deciso che questa volta voglio farmi vedere anch'io. Comunque è molto bello. Allora, indossato, ve lo faccio vedere adesso. E invece per il prezzo l'ho pagato 8 euro invece di 10, cioè invece di pagarlo 10 euro l'ho pagato 8 euro ed è molto carino. Poi passiamo a questo sacchettino, all'altro sacchettino. Allora, per farvi capire, ho preso 4 vestiti e 3 costumi, in pratica. Questo sì, sono tutti neri, sono tutti neri perché il mio colore preferito è nero e non ci posso fare niente. Dato che mi piace il nero, l'ho preso tutti neri. Ma a prescindere che fatti così c'era solo nero, per cui o prendevi così, il modello così, cioè tutti questi modelli che ho preso, oppure prendevi un altro modello, ma no, non erano così, per cui il colore era solo nero, per farvi capire. Allora, è fatto così, è semplice, ha questo particolare sulle maniche, fatte così, ed è semplice vestito, anche questo lungo che praticamente va fino alle ginocchia. Questo qua mi piace di più e mi dona, mi sta, diciamo, meglio a confronto degli altri. Fatto così. Questo qui, semplice, praticamente, invece di 12 euro l'ho pagato 8 euro. Poi passiamo all'altro costume. Scusate, ma devo vedere i prezzi nel telefono perché sennò. Passiamo a questo. Allora, questo qua è fatto a stelle, è nero fatto a stelle, praticamente ha l'anello. L'anello ed è nero con le stelline, fatto così. Questo qua è un pochettino piccolino il sopra, però chi se ne frega, l'importante è che copre giusto ed è fatto così con, diciamo, l'anellino. E il dietro, vabbè, è così, si allaccia così. Ed è imbottito, si può tirare via le coppette. Io sinceramente dipende, se non è tanto imbottito le tengo su, perché quando esci che ti fai il bagno sia al mare che in piscina, esci e quando hai freddo ovviamente ti si vedono quelle cose che non posso dire. Comunque, dato che a me dà fastidio quando esco che fa freddo, eccetera, preferirei tenerli su, così almeno non si vedono. Per cui la maggior parte li lascio. Però dipende, se è meno imbottito, allora lo lascio, ma se è troppo imbottito, no, perché ovviamente a me non mi serve l'imbottitura. Il sotto, invece, è uguale al sopra, fatto così.
ho gli anelli di fianco. Fatto così. È molto carino. Questo qua l'ho pagato 9,60 € invece che 12 euro. Ovviamente lo vedete nella foto, nella modella, che è meglio. Ed è così. E anche questo è molto molto carino. Poi passiamo a questo. No, sono quattro, 5, scusate, 5 vestiti. Questo qui, questo ha le maniche da farfalla, è praticamente un blu viola. Ovviamente nella foto vedete un altro colore, comunque è sul chiaro. Perché voi lo vedete, si vede un altro colore nella telecamera. Comunque è fatto così, ha le maniche a farfalla, ha una bella scollatura, ha una bella scollatura qua. L'unica cosa che forse a me piace è la scollatura. Ed è fatto così, e giù praticamente. È così. Allora, indossato non mi fa, diciamo, impazzire. Il colore sì, mi piace molto, ma indossato sinceramente su di me non mi fa tanto impazzire. Infatti, se lo vedete nella foto, alla modella, che ovviamente è magra e sta bene, sta meglio che su di me. Questo l'ho pagato 11,20 invece di 14. Ovviamente non è il fatto che tu sei magro o è il fatto che diciamo sei grosso, è il fatto che ti deve ti cioè indossato cambia da persona, non, cioè io non mi vedo praticamente con queste cose. L'unica cosa che a me non mi piacciono forse è queste, sono queste cose addosso a me. Invece come vestito, come è fatto, è molto carino. Su di me non ce lo vedo praticamente, però vabbè, non mi piace, non ho voglia di dare indietro un vestito e spendere 4 euro per dare, diciamo, indietro un vestito, sinceramente, per cui me lo tengo e lo uso ed è fatto così. Lo vedete nella foto, così almeno, o ve l'ho fatto vedere, non lo so. È un bel colore. Poi ho preso un altro vestito perché tutti i vestiti che avevo sono troppo piccolini, allora ho deciso di prendere altri vestiti. Questo, sempre nero, è molto bello, è aderente. Adesso vediamo se riesco a trovare il... Ok, trovato. Questo qua l'ho pagato 6,40 € invece che 8 euro. È un abito aderente con collo a cuore. Infatti, se vedete, la scollatura è molto carina perché ha questa scollatura a cuore. Praticamente ci sono due ferretti qua, duri, ed è molto bello. Ed è fatto così. E va giù. Fino, questo qua praticamente arriva prima delle ginocchia, più o meno. Comunque è normale, l'unico dettaglio ha questa scollatura a cuore che mi piace molto. Il prezzo ve l'ho detto. Poi passiamo all'ultimo costume. L'ultimo costume. Questo qua l'ho pagato 9,60 € invece che 12. Il sopra non mi fa tanto impazzire, però è carino. È fatto così. Ha questi dettagli qua.
questo colore acceso che è molto bello, fatto così. E questo qua è leggermente giusto, però è fatto così il sopra. E invece il sotto ha la mutandina, che ovviamente in contrario, è fatta così. Come colore molto bello. Su di me così così, diciamo il colore. Però anche i costumi, io diciamo che i costumi uso solo il nero, solo che ho voluto cambiare e allora, diciamo, ho preso questi colori qua, stranamente. Anche questo ha l'imbottitura, sono tutti imbottiti. Questa è un'imbottitura che si può togliere perché c'ha il buco in cui tu puoi togliere. Questo qua devo per forza togliere l'imbottitura perché mi dà troppo fastidio e allora mi tocca per forza tirarlo via. Invece l'altro che vi avevo fatto vedere a triangolo, che scusate se non ve l'ho detto, questo qua a triangolo l'imbottitura non puoi levarla. Questa ha l'imbottitura, che non ve l'ho detto, dato che è imbottito, non ha il buco per far sì che tu puoi tirare via l'imbottitura. Lo devo lasciare così, però chi se ne frega perché tanto mi sta bene ed è molto bello. Poi l'ultimo, sì, è l'ultimo sacchettino, che è un vestito praticamente nero. Questo è un vestito con i Pois con monospalla, spero che si dice così. Praticamente è carino, ma non lo so, o il vestito che è troppo gonfio e mi fa ancora sembrare più gonfia, oppure il colore, però non è male perché mi sta bene. Ha la particolare praticamente con la spallina così, fatta così, e a monospalla. Invece sotto è lungo, proprio lungo, più giù come si chiama? Dalle ginocchia, e non so se si vede, ma è fatto così. E i dettagli praticamente che sono questi qua, su di me fanno sembrare più, non lo so, il vestito più grande. Però è molto carino, perché è molto carino. Questo qui, non l'ho detto il prezzo se non mi sbaglio, l'ho pagato 11,20 € invece di 14. Ovviamente tutte queste cose in promozione è perché avevo il buono di, se non sbaglio, 30 euro. Avevo 30 euro di buono e allora l'ho, diciamo, preso. Spero che vi ho fatto vedere tutto. Ok, invece quello che ha preso mia mamma, ve lo dico praticamente veloce, vi dico cosa ha preso mia mamma se siete interessati, per le donne a età più oltre, diciamo. Allora, mia mamma ha preso i pantaloni con gamba ampia a stampa floreale, che ve lo faccio vedere qui, con vita. Lei ha preso una taglia forte, praticamente ha preso una taglia troppo esagerata perché pensava che erano stretti e allora l'ha presa troppo esagerata. Però sono molto carini. L'ha pagati 9,60 € invece che 15 euro. Ha preso questi, poi ha preso i pantaloni neri con gamba ampia con tasca, l'ha pagato 7,20 € invece che 12. Poi ha preso la maglietta grafica lettera a foglia, molto carina, l'ha presa verde,
l'ha pagata 7,20 € invece che 9 euro. Poi ha preso un'altra maglietta con lettere bianche e fiori, 8 euro invece che 10 euro. E per finire ha preso una maglietta con orlo e fascia in pizzo grandi dimensioni, l'ha pagata 8,80 euro invece che 11. E i pantaloni, questi qua neri, a 10,40 euro invece che 13 euro. Questi sono stati gli acquisti che ha fatto mia mamma. Scusate se sono andata velocissima, ma non voglio che questo video dura l'infinità. Comunque, il prossimo acquisto che faccio sarà le lenzuola per il letto. E volevo prendere anche, ho visto che ci sono gli sconti anche per i trucchi, che sono molto ok, che diciamo che trucchi cinesi non è che siano tanto, non è meglio diciamo comprarli, è meglio non prenderli, ma dato che io le voglio provare perché ho visto che nella pubblicità fa vedere che sono ottimi, li vorrei prendere quello e in più volevo prendere altre cose per la casa. Per cui il prossimo acquisto sarà quello, ma se ne parlerà a settembre, di sicuro. Fatemi sapere quale vi sia piaciuto di queste cose che vi ho fatto vedere. Fatemi sapere se anche voi li avete comprati e come vi siete trovati. Se volete consigli, se avete qualche, non so, difficoltà con l'ordine, eccetera, fatemelo sapere sotto in questo video, che vi aiuto. Ovviamente non è una sponsorizzazione, non sto sponsorizzando, non sto collaborando con nessuno da quando io ho aperto il canale, e io non faccio sponsorizzazioni e collaborazioni, per cui io do solo un aiuto alle persone che hanno bisogno, solo questo e basta. Comunque non ci guadagno niente, perché a me piace aiutare le persone, come preferisco che anche gli altri aiutano me. Tutto qua. Detto questo, che di sicuro è durato fino a troppo questo video, ho detto tutto, spero. Vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non perdete neanche un solo video. In più, seguirmi su Instagram, così vedete tutte queste cose che vi ho fatto vedere indossate. Lasciarmi un bel like. Sto morendo di caldo, un commentino qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!